Se ti isola, se ti minaccia, se ti umilia, se ti chiude in stanza, se ti schiaffeggia, se ti prende a calci, tanti se, questo non è amore. A dirtelo sono i poliziotti, lo dicono a te donna, ma anche a te uomo, a te vittima, a te maltrattante. È l'iniziativa della Polizia di Padova, in centro, vicino al Caffè Pedrocchi, presente con un gazebo fino a lunedì, per dare informazioni, sensibilizzare e aiutare chi spesso non chiede aiuto. La violenza di genere non ha colore, età, professione, stato sociale, è trasversale, sempre pericolosa. Esistono leggi a tutela delle vittime, come il cosiddetto Codice Rosso, la 69 del 2019, ma anche strumenti come l'ammonimento del questore a chi usa violenza, si fa gratuitamente fuori dalle aule di tribunale. Noi convochiamo l'uomo e in quel contesto, durante quella seduta, riusciamo a comprendere qual è il grado di conflittualità. Viene risedotto il maltrattante, che se persiste in quei comportamenti c'è l'arresto e quindi può darsi che la persona riesca a comprendere la gravità del proprio comportamento e quindi desiste. A febbraio si è registrato un picco dei femminicidi in Italia, la pandemia può aver inciso, ma è importante capire le situazioni di rischio e intervenire in tempo. A Padova la squadra mobile ha una sezione speciale per questi casi. Per riuscire a carpire la fiducia della persona bisogna garantirgli una vicinanza. La vicinanza significa mantenere contatti con questa persona, farle capire che noi ci siamo. Quindi la persona viene fortemente consigliata di accettare l'invito a recarsi in una struttura protetta.